Ci siamo organizzati per questo incontro perché crediamo fortemente nell'alternanza scuola-lavoro per superare il gap che c'era prima fra il momento orientativo e il momento formativo. Fino ad oggi i ragazzi studiavano all'università senza mai incontrare realmente il mondo del lavoro. Adesso invece, creando dei momenti di incontro, vediamo un po' quali sono le loro attitudini, le loro potenzialità, quindi si addestrano e vedono anche quali sono gli orientamenti del mondo del lavoro. La 107 ci impone, diciamo, anche di questo fenomeno nuovo che è l'alternanza scuola-lavoro, e per noi è importante come organo regionale, come amministrazione regionale, dare questo supporto all'istruzione. Diciamo che ci deve essere questo raccordo importante tra istruzione, formazione e università, perché il futuro dei ragazzi bisogna costruirlo a scuola e bisogna anche, come tra le altre cose, ha ormai deciso la 107, bisogna fare questa alternanza scuola-lavoro, cioè dare ai ragazzi anche queste competenze, e quindi arrivare nel mondo del lavoro più preparati ad affrontare questo grande problema che per noi è il lavoro. Credo che questo evento sia molto importante in quanto è legato alle attività di orientamento che noi portiamo avanti nei confronti delle scuole secondarie superiori. È importante che i ragazzi delle scuole secondarie superiori, i maturandi, abbiano la possibilità di conoscere quella che è l'offerta formativa dell'Università del Salento e quindi le varie possibilità che l'Università offre sia in termini di didattica ma anche nell'ambito della ricerca e della cosiddetta terza missione, ossia dell'interazione col territorio. Io credo che sia importante stimolare questo tipo di incontri in maniera tale da creare un legame sempre più stretto tra Università e territorio.